Dunque, parlando di comunismo, non possiamo che fare riferimento evidentemente a Marx, anche se non possiamo ridurre le dimensioni del comunismo a Marx. Il comunismo è qualcosa che ha un che di antecedente a Marx stesso e lo supera nel tempo e anche nelle interpretazioni. Però chiaramente noi adesso, dovendo mettere un punto di inizio e un punto di fine, facciamo riferimento al comunismo secondo Marx. Allora, Marx nasce nel 1818, muore nel 1883. La storia del comunismo che prendiamo in considerazione in questo caso è quella che si svolge soltanto all'interno del vecchio continente. Considerate che fino al 1848, con il manifesto del Partito Comunista, il comunismo coincide sostanzialmente con il socialismo. Ma con il manifesto Marx e Engels distinguono il socialismo utopistico, sono loro a chiamare utopistico il socialismo e gli esperimenti che abbiamo raccontato nella lezione precedente, con quello che loro chiamano invece scientifico, cioè il comunismo. E in questo utopistico Marx e Engels vedono una lettura evidentemente critica, negativa. Dal nostro punto di vista la distinzione in realtà è irrilevante, nel senso che definiremmo utopistico in generale anche il comunismo scientifico, ad ogni modo finiremmo utopistico. Ad ogni modo, anche qui, fatta la distinzione dal punto di vista concettuale, non vuol dire che nella pratica subito socialisti e comunisti si separano. Soltanto nel 1917 Lenin inizia a concretizzare la separazione politica fra i socialisti, che in questo caso prendono un po' la distinzione tra i socialisti riformisti e i socialisti rivoluzionari, dove i socialisti riformisti sono quelli che auspicano di poter raggiungere gli obiettivi del socialismo all'interno di un percorso di riforme democratiche. I socialisti rivoluzionari sono quelli che invece postulano la necessità di una rivoluzione, quindi una frattura più profonda, più radicale rispetto agli altri. Ora, in questo noi dobbiamo considerare che nell'ottica di Marx e Engels, il comunismo non è una dottrina politica, non è una filosofia, non è una filosofia politica neanche, ok? Anzi, è in contrapposizione ad ogni dottrina e a ogni filosofia. Il comunismo per loro è un movimento in fieri, è un percorso, è un atto, è anche una evoluzione certa. E se volete, indiscutibile della storia. E questo è ciò che loro hanno in qualche maniera profondamente criticato ai socialisti, appunto utopistici dal loro punto di vista, i quali chiedevano di poter realizzare il sogno, socialista, il sogno di una società di uguali, di una società dove ogni ingiustizia viene estirpata fin dalla radice in piccoli esperimenti locali. Nell'ottica di Marx e Engels questa cosa non è possibile, è necessario passare per una rivoluzione e questa rivoluzione deve coinvolgere tutti quanti i proletari. Non a caso il manifesto comincia con proletari, no, il manifesto inizia con uno spettro si aggira per l'Europa, ma il momento culminante è proletari di tutto il mondo, unitevi. Quindi la rivoluzione è un passaggio necessario, questa rivoluzione non può raggiungere la massa critica sufficiente per il trionfo del comunismo nel momento in cui si verifica soltanto a livello locale, che sia il piccolo esperimento
dell'industria singola, no? Del falanstiero che si trova chissà dove, che sia anche un qualcosa di più grande che però si verifica all'interno di uno Stato sovrano, di un solo Stato. Non può essere così. Deve realizzarsi in tutto il mondo. Perché dicevamo che si tratta di un, come dire, un movimento, il comunismo, di un processo storico? Perché tutta la storia, secondo Marx, è un corso che in un processo dialettico si sta muovendo in quella direzione. E quindi il comunismo è semplicemente il culmine della storia, il fine della storia, l'obiettivo. C'è una filosofia della storia dietro il comunismo, c'è una razionalità che si sta svolgendo nel tempo e che raggiungerà il suo momento, per il quale il fine della storia coincide con la fine della storia stessa. In una qualche maniera, il comunismo, rappresentando il termine della dialettica storica, rappresenta anche una sorta di sospensione della storia, l'inizio di un tempo fuori dal tempo, o se volete la fine dei tempi. Infatti vi è dietro al comunismo una lettura evidentemente messianica, dove è da comprendere se questo messia sia il tempo stesso che si sta realizzando, oppure il messia sia il proletariato che si va ad affermare. Fra queste due interpretazioni opterei per la prima. Il messia è il tempo stesso. Il proletariato è il popolo eletto che riceve dal tempo la sua terra promessa, cioè il comunismo, che si realizza come il paradiso in terra. Proviamo un attimo a mettere in ordine questi concetti. Il proletariato è il popolo eletto che riceve dal tempo, la promessa, cioè il comunismo, che è il paradiso in terra. La terra promessa, no? Concezione ebraica, il paradiso, concezione anche ebraica, diciamo, in questo caso la traslitteriamo in ambito cristiano, il regno di Dio, no? La Gerusalemme celeste, se preferite, la città di Dio di Agostino, scegliete voi il riferimento culturale che volete, da questo punto di vista è la stessa cosa, perché il punto è che questa perfezione, che è utopica nella concezione cristiana, è utopica nel senso che non si realizza in un topos nel qui e nell'ora, è alla fine dei tempi, no? Nella logica marxiana si realizza un certo momento della storia e qualcuno lo vivrà nella storia, o a partire dalla fine della storia stessa, ma comunque nel mondo. Ok? Rivediamo in ordine le questioni. Il punto di partenza è il materialismo storico. Nella logica marxiana, tutta la storia, tutta la società, tutta l'umanità non è mossa da ideologie, da filosofie, da religioni, dall'arte, dalla politica. Il motore fondamentale della storia è soltanto l'economia. La struttura fondamentale della storia è economia. Tutto il resto esiste, tutto il resto ha un valore, ma è una sovrastruttura. Cioè, coloro che detengono il potere economico, diciamo così, creano anche una macchina culturale, quindi ideologica, filosofica, religiosa, artistica, politica e via dicendo, una macchina culturale che però ha una sovrastruttura che ha come motivo giustificare il fatto che costoro detengono il potere. Ma la struttura fondamentale è solo quella economica. Cosa succede?
Che allora la storia, che cos'è? La storia è una lotta per la ricchezza. È uno scontro costante fra due classi fondamentali. Coloro che dominano e coloro che sono dominati. E questa è l'unica lettura possibile della storia. Non c'è altro, no? La storia è lotta di classe. Ci sta la classe superiore e la classe inferiore. Marx rilegge l'antica Roma e dice, vedete, ci sono i patrizi e i plebei. È così. Quando vede nella rivoluzione francese i movimenti fondamentali, vedete, c'è la classe dominata, la borghesia, che sta scalzando la classe dominante, l'aristocrazia. Tutta la storia è lotta di classe. E la storia si muove in questa lotta di classe, recuperando la dialettica hegeliana, in una logica materialista. Infatti lo chiama il materialismo dialettico, no? Questa tesi che si contrappone a un'antitesi, o meglio dovremmo dire il contrario, questa antitesi che si contrappone a una tesi, da cui nasce una sintesi che però diventa una nuova tesi, a cui si contrapporrà una nuova antitesi. E questo è stato il motore della storia. Ma quando Marx scrive, lui sta vedendo la fine, è convinto di vedere la fine di questo processo dialettico. Perché? Perché nello svolgersi di queste classi siamo arrivati di fronte all'ultima classe possibile, che è il proletariato dal suo punto di vista. Il proletariato non ha nessuno sotto. Il proletariato incarna l'umiliazione definitiva della storia, l'umanità nella sua essenza più pura. La classe oppressa per antonomasia, da sempre, ovunque e da tutti. A questo punto, cosa si sta per verificare? Il comunismo è una promessa. Il comunismo è una premonizione dal punto di vista di Marx. Sta scrutando il futuro, questa cosa accadrà. Possiamo giusto al massimo vedere fra quanto, ma è una questione di anni nella logica di Marx, è una questione di anni, non è una questione di secoli, è una questione di anni, di qui a breve questa cosa si verificherà in maniera assolutamente certa. Cosa accadrà? Accadrà che il proletariato farà una rivoluzione, scalzerà via la classe dominante, cioè la borghesia, e realizzerà la promessa della storia, cioè il comunismo in terra. Questa certezza è un determinismo meccanicistico. Cosa vuol dire determinismo meccanicistico? Determinismo vuol dire che la storia è già scritta, è determinata. Meccanicistico vuol dire che da un processo attivato in una certa maniera consegue in maniera quasi scientifica, no? Quasi fisica, azione-reazione, ok? Una data conseguenza. Tutta la storia ha seguito questo processo deterministico e meccanicistico. Il passaggio dall'aristocrazia alla borghesia al proletariato è un passaggio che ha seguito queste tappe inevitabili e ineluttabili. Quali sono allora questi ultimi passaggi infieri, quelli che lui sta vedendo e quelli che lui preconizza, quello che lui scruta in un futuro imminente? Quando lui scrive è un periodo di trionfo del capitalismo borghese, liberale e conservatore. Il capitalismo, nella logica di Marx, ha due caratteristiche fondamentali dal punto di vista filosofico, non entreremo sul tema economico, ok?
Il feticismo da una parte e l'alienazione dall'altra. Feticismo. Feticismo da una parte e l'alienazione dall'altra. Cosa vuol dire il feticismo? Il feticismo è quella attrazione maniacale per un qualche cosa al di là della reale esigenza. Ok? Il capitalismo è strutturalmente feticista nella logica di Marx. E quanto ci prende Marx nella critica al capitalismo, ci prende veramente tanto, non solo su questo ma anche sul piano economico. Per esempio quando descrive le crisi cicliche del capitalismo, quella che noi abbiamo vissuto poco tempo fa e dalla quale sembrava che stessimo uscendo, ma poi un po' la pandemia del Covid, un po' la guerra hanno rimesso in discussione. Le crisi cicliche del capitalismo sono verissime. Allora, il capitalismo è caratterizzato da questo feticismo, cosa vuol dire? Vuol dire che nel capitalismo c'è una spinta produttivistica, perché funzioni deve continuare a produrre costantemente, perché funzioni bene deve produrre e vendere, accanto alla produzione ci deve essere chiaramente un mercato e quindi un acquisto, ma dopo che hai comprato tutto quel che ti serve, cos'altro ti devi comprare? Di cos'altro hai bisogno? C'è un feticismo nel riferimento alla merce da una parte, quindi un bisogno di far sì che la massa degli acquirenti siano costantemente desiderosi di questi beni materiali al di là della loro reale esigenza, da un lato, e dall'altro c'è un feticismo nei confronti della ricchezza economica in quanto tale. Una crescita di ricchezza economica assolutamente irrazionale. Bisogna dire che descrive molto, già all'epoca, quello che poi diventerà il consumismo, cioè la realizzazione definitiva di questo feticismo. Una corsa alla ricchezza economica, finanziaria, da parte di qualcuno che è evidentemente ben al di là di ogni raziocinio, un desiderio di soddisfazione nell'acquisto di beni materiali da parte di altri che è ben al di là di ogni raziocinio, d'accordo? Quindi c'è questo feticismo da una parte che rappresenta un pochettino il tentativo di raggiungere uno status quo da parte delle persone, che siano produttori o consumatori, in funzione di un qualche cosa, evidentemente di materiale, però disconnesso rispetto al soddisfacimento di bisogni necessari, primari, ma anche secondari e terziari, evidentemente, a un certo punto. Accanto c'è l'alienazione. Cosa vuol dire l'alienazione? L'alienazione, per Marx, è un tema importantissimo che tocca soprattutto il proletariato, perché cosa succede? Lui dice, quando i proletari lavorano in fabbrica, passano il tempo a produrre e a mettere il valore del proprio tempo, della loro energia, della propria capacità, della propria vita, della propria esistenza, a incatenarlo in alcuni beni con il proprio lavoro, ok? Però che cosa accade? Che quell'oggetto prodotto poi appartiene al produttore? No, non appartiene al produttore, appartiene al proprietario, che non è il produttore. E quindi io sto mettendo parte di me, la faccio un po' semplice, all'interno di questo oggetto, di questo prodotto, poi il produttore lo venderà e avrà dei guadagni. Ma io in questa maniera vengo alienato da me stesso, perché ciò che faccio non mi appartiene, non sono io a venderlo, non ne ho, tra l'altro, dall'altra parte, il guadagno, il ricavo che merito. Ora, in questa spiegazione che stiamo facendo non entriamo nel tema economico e sociale della giustizia sociale, appunto, cioè di quanto la classe proletaria fosse stata, e ancora oggi in buona parte magari lo è, sfruttata dalla classe proprietaria, mettiamola così per usare un gioco di parole, no? Proprietari contro proletari, d'accordo? Perché il proletariato nel 1800 e nel 1900 aveva ragioni da vendere. E nei tempi in cui il proletariato ha tentato di manifestare i propri diritti, è stato preso anche a cannonate,
questa cosa si è verificata, intendiamoci. Non stiamo misconoscendo i diritti dei lavoratori, okay? Stiamo ragionando soltanto sul piano filosofico. Allora abbiamo questo stato del capitalismo caratterizzato da feticismo e alienazione. Qual è il secondo passaggio? Dal capitalismo, dal dominio del capitale, arriviamo alla rivoluzione. Perché? Perché i proletari prendono coscienza di classe, si organizzano, vengono aiutati nell'organizzazione da parte di qualche intellettuale, vedi lui, vedi Engels e basta sostanzialmente, si organizzano all'interno di una struttura che può prendere la forma del partito, va bene, anche se il partito nella logica di Marx, ma insomma, funziona e non funziona, non è qui il punto, non è qui il punto. Il punto è che il proletariato prende consapevolezza, si organizza e compie la rivoluzione. La rivoluzione è un momento fondamentale per Marx e è assolutamente ineliminabile. La rivoluzione è un momento purificatorio, è un momento catartico, rappresenta l'ekpyrosis, la conflagrazione dell'intera società, un'esplosione definitiva dello Stato. La rivoluzione deve portare alla caduta dello Stato e con esso deve essere abbattuta la cultura, la morale, la religione della borghesia. Deve essere abbattuto tutto. È un momento di tabula rasa, perché l'unico modo per rompere la catena del dominio è far scomparire non solo l'anello, ma l'intera catena. Okay? Deve essere cancellata tramite la rivoluzione completamente la classe borghese. Non si tratta quindi di convertire i borghesi alla causa del proletariato, ma di cancellare la stessa ragione della causa dialettica, l'antitesi, perché non diventi essa stessa una sintesi con la borghesia, deve cancellare la tesi. Chiaro? Ok? Quindi la rivoluzione è un momento fondamentale. Alla rivoluzione, che è una rivoluzione internazionale, è una rivoluzione internazionale, deve abbracciare l'intera borghesia a livello mondiale, segue il passaggio successivo, che è quello della dittatura del proletariato. Con la dittatura del proletariato arriviamo allo smantellamento di tutto ciò che resta ancora della vecchia politica, della vecchia cultura, della vecchia ideologia. A quel punto la fase della dittatura del proletariato consegue in maniera determinata e meccanica, come dicevamo prima, nel comunismo. A quel punto si può realizzare veramente il comunismo, che significa, dal punto di vista pratico, la collettivizzazione di tutti i mezzi di produzione, la collettivizzazione di tutti i mezzi di produzione e la cancellazione di ogni proprietà, la fine della proprietà privata e con essa connessa anche della religione. La fine della proprietà privata vuol dire esattamente il comunismo. A quel punto noi non avremo più la classe dei dominanti, perché tutti avranno lo stesso e tutto sarà messo in comune. Dov'è il salto per il quale noi definiremmo anche la logica di Marx utopistica a suo malincuore? Proprio in questo passaggio che va dalla dittatura del proletariato al comunismo. Perché poi come debba funzionare esattamente questa cosa neanche Marx lo sa e neanche Marx è in grado di spiegarlo bene. Di fatto l'unica cosa che noi vediamo, l'unica cosa che possiamo progettare è l'organizzazione dei proletari, sì, certo, tramite quale strumento? Ma lo strumento migliore evidentemente è il partito. La rivoluzione, è possibile organizzare e mettere in piedi una rivoluzione? Ma certo, certo, è possibile farla. Si fa la rivoluzione, poi a che stadio arriviamo? Alla dittatura del proletariato? Nella forma della dittatura del partito dei proletari, cioè del partito comunista. Di fatto, dal punto di vista pratico, concreto, storico,
noi arriviamo alla dittatura del partito, non alla dittatura del proletariato, e alla realizzazione di questo comunismo diventa un'imposizione, un'organizzazione, una statalizzazione definitiva, ma dove questa società degli uguali poi alla fine è irrealizzabile, è irrealizzabile. Tutti gli esperimenti comunisti arrivano al livello della dittatura del partito, che loro magari possono anche provare a chiamare dittatura del proletariato, alla costruzione di questo comunismo, che poi alla fine non è la società orizzontale, ma una società molto organizzata rigidamente dall'alto verso il basso, e con la cancellazione di ogni libertà. Quindi di fatto un meccanismo che salta rispetto alla speranza marxiana. Prego. Da un punto di vista di visione antropologica, no, da un lato sembrerebbe, secondo quello che ci ha detto ora, una visione negativa dell'uomo, no? Perché poi in fondo si tramuta in una dittatura di libertà. Dall'altro punto di partenza invece sembra ottimista, perché sembrerebbe che l'uomo di per sé naturalmente è teso alla creazione di questa struttura ugualitaria, che invece è stato semplicemente corrotto, no? Quindi a me sembrerebbe una visione antropologica controversa in alcuni punti. Bravissimo, la domanda è ottima, grazie per avermela fatta. Qual è l'antropologia di Marx? L'antropologia di Marx è una antropologia strutturalmente manichea. Ci sono, se volete gnostica, se preferite, va bene, manichea va benissimo, ci sono i buoni e i cattivi. E i cattivi sono cattivi e non possono che essere cattivi. Dove dietro questo cattivo dobbiamo leggere la doppia interpretazione, sia morale che psicologica. Sono cattivi e sono condannati a essere schiavi della loro stessa cattiveria. Cattivi proprio nel senso latino del termine, ok? Non possono affrancarsi dal loro essere tali. I borghesi non possono diventare proletari. Accanto a questo abbiamo i buoni. E i buoni chi sono? Sono i proletari. E i proletari, in quanto oppressi da sempre nella storia, non sono neanche potuti diventare moralmente cattivi. Sono stati soltanto socialmente cattivi, cioè schiavi. Sono socialmente cattivi. E in quanto socialmente cattivi, psicologicamente, loro rifiutano ogni, ancora, cattiveria, cioè ogni schiavitù. Quindi quando saranno i proletari ad avere il potere, nessuno dei proletari cascherà nella tentazione di trattenerlo per sé e diventare loro dominatori nei confronti di qualcun altro. Ma loro, in quanto ultimi, sono liberi da questa tentazione, scioglieranno definitivamente il potere e creeranno una società senza bisogno di nessun potere, senza nessuna gerarchia, senza nessun dominio. Liberi perché uguali. Questa quindi è l'antropologia di Marx. Se volete, in filigrana possiamo leggere anche l'antropologia del popolo eletto. Un'antropologia per la quale esiste qualcuno che, senza meriti particolari, senza un bisogno di formazione, di cultura, di impegno, di crescita, di sviluppo, senza bisogno di virtù, senza sforzo, l'unica cosa che devo fare è prendere consapevolezza dello status dell'essere eletti da una divinità, che è una divinità in questo caso storica, non trascendente evidentemente, e lasciare agire la storia affinché questo proprio, il proprio essere eletti possa manifestarsi in pienezza. È una concezione
che in una qualche maniera rappresenta una lettura storico-immanentizzata di quella che può essere un certo modo di vedere la stessa concezione ebraica in un dato momento, in un certo periodo della propria storia, quando il popolo eletto, che si definiva tale, perché evidentemente tutti gli altri non avrebbero mai pensato che loro potevano essere proprio eletti, no? Il popolo eletto che si autodefiniva tale, senza alcun merito, senza alcuno sforzo, virtù o quant'altro, il popolo eletto è eletto perché è eletto da Dio, nella sua insondabile volontà, d'accordo? Attende l'arrivo del Messia, che libera definitivamente il popolo eletto e instaura il regno millenario, cioè il regno che dura mille anni. Questo millenarismo, che noi troviamo all'interno di tante promesse gnostiche nel corso della storia, e come una sorta di fiume carsico compare nel Medioevo, quindi lo vediamo scomparire da una parte e ricomparire dall'altra, in piccoli esperimenti locali, che inizia un proprio percorso di crescita e di rappresentazione filosofico-politica molto più forte con le varie rivoluzioni dell'età moderna. Quindi prima quella di Cromwell, poi sarà quella francese e poi sarà evidentemente quella del 1917, no? Della rivoluzione d'ottobre. Ok? Chiaro? Bene.